difende l'ambiente italiano. Bene, ora, non riconoscere le ricerche che avete fatto, ho visto un video strepitoso sulle bombe della Seconda Guerra Mondiale affondate dall'altro lato delle mie parti, a Molfetta, a Puglia. Succede tutto allora. Un video bellissimo, ma che documenta come avete messo in sicurezza bombe contenenti liquidi chimici pericolosissimi. Bene, che sono là dalla Seconda Guerra Mondiale. Perché lo Stato deve rinunciare all'ISPRA? Perché il Ministero dell'Ambiente deve rinunciare a ricercatori intelligenti, preparati e soprattutto indipendenti? Baccaio di Largo Boccea, se sa queste cose, ecco voi, perché il SAL lo so che già c'è, ma ci sarà tutta l'Italia con voi, perché voi in questo momento rappresentate il futuro del nostro paese, e allora il cittadino va difendendo voi, va a difendere se stesso. Ora siete molti, sono precari, no? E va bene. E va bene, per esempio anche sulle modalità di assunzione usate in passato, Luigi Alcaro sulla moto, lascio contare, vabbè, non lo posso dire, fa male, sta cosa è carina, tanto allora che ti succede? Che cacciano proprio del tutto, ma resta, vabbè, non lo... Non è che c'è qualche capo tra voi di quelli che... Vabbè, infottiamoci, lui viene a fare altro, dai. Ma ha detto Luigi, dico lui, ma tu sei precario o assunto? No, io sono assunto. Ah, sei assunto allora? Sì, sì, sono assunto. E come ti hanno assunto? Mi hanno assunto che ero in Libano, quando quella centrale termoelettrica si è sversato il petrolio nel mare, chiamarono i ricercatori dell'ISPRA a sostegno, c'era pure Luigi, e si accorsero i capi dell'ISPRA che Luigi non aveva il contratto, e gli era scaduto tutto, e però era in Libano. Cazzo, è in Libano legalmente. Assumiamolo, no? Tutto in Libano. Oppure dobbiamo cercare tutto assieme di cambiare le modalità. Ora, voglio dire una cosa, l'ultima, giuro. Allora, l'ISPRA viene accorpato all'APAT. Io ho questa impressione, ho l'impressione che il sogno si infrange, vale a dire, ricercatori che hanno studiato per 20 anni, che sono andati a scandagliare i fondali marini, che ora, se tutta sta storia si sistema, e ve lo auguro da un punto di vista umano, sapete come sistema? Come si sistema? Che c'è il rischio che diventate dei burocrati a mettere timbri, non a spendere le nostre cose, le nostre ambiente, diventate sempre timbra. E poiché i miei rapporti con l'APAT sono già furibondi, sparo anche questa cosa con l'APAT. L'APAT, pensate, c'è l'APAT per esempio, no, vabbè, ci saranno i lavoratori, l'ingegner Mezzanotte non c'è, mi conosce bene, tranquillo, lo so, da poco, e quello se n'è andato proprio a s'accorpamento. Allora vedete, a me mi puzza il fatto che l'APAT è di nomina politica, cambia il governo, cambia il ministro e si decide chi è il capo dell'APAT. Pertanto a un ministro che gli arriva la pressione perché hanno trovato il Kunski là a Cetraro, quel ministro c'ha un capo dell'APAT che fa di tutto, come hanno fatto in occasione del Kunski in Calabria, per non fare le indagini. Fanno finta. In questo modo viene in maniera feudale al servizio di chi comanda, del potere politico, e questo è la cosa che deve imbestialire 52 milioni di italiani. Se quante cazzo si fosse stato, cosa, vi racconto una piccola storiellina dell'APAT per dirvi quanta credibilità.
Mi dispiace, io sono il dirigente dell'APAT, tanto c'ho qualche denuncia, ragion per cui una in più, una in meno, però ve la devo dire. Allora là, ho fatto uno spettacolo, storia di storia, racconto il pericolo nucleare italiano. Un giudice sequestra un tubo radioattivo nel Mar Ionio, dalle mie parti, nel Papuntino, sotto la terra fertile. E sequestra, il giudice Nicola Maria Pace sequestra questo tubo. 500 era lo scarico di effluvi liquidi radioattivi nel Mar Ionio, lo sequestra perché si è bucato. Pertanto l'Enea cambia un pezzo di tubo nel 94-95, ma non sostituisce, o vecchie, lo lascia sotto nella campagna agricola. Non legge l'ordinanza del giudice, lo lascia là sotto. Ho raccolto sul mio sito internet www.uldericopesce.com 6.000 firme, le ho portate all'APAT e all'Enea, stanziano i soldi e tolgono il tubo. Ma se un agricoltore da là mi chiama e mi dice: Ulderi, stanno avvenuti, non fidandomi mai di mia mamma, vado con la telecamera e filmo, e hanno lasciato 700-800 metri di tubo vecchio, radioattivo, con liquido radioattivo dentro, spaccato a 10 metri da un campo di fragole, 300 ettari di fragole. Scrivo all'APAT, al magico ingegner Mezzanotte, 10.000 volte, mi convocano anche due ingegneri, due ispettori dell'APAT, Scrilli e Petri, sono andati in pensione tutti e due una settimana dopo l'incontro. Mi convocano a vedere il video perché filmo tutto, filmo che gli operai lavorano senza mascherina, senza cartellino identificativo. Che fiducia posso avere dell'APAT? Dov'era l'APAT quando toglievano questa tubatura? Dov'era? E che fiducia posso avere dall'anno prossimo dell'ISPRA e dell'ICRAM? Accorpati e medievalizzati, feudalizzati. Poiché sono figlio di agricoltori, dico: com'è che il proprietario del campo delle fragole non si è incazzato con chi gli ha messo il tubo radioattivo? Cioè, se io tengo 300 ettari di fragole e c'ho una ditta che mi toglie il tubo radioattivo e me lo butta in mezzo alle fragole, ma io mi arrabbio e quindi vado alla Camera di Commercio di Matera a vedere a chi appartiene la ditta che rimuove il tubo e a chi appartiene la ditta delle fragole, e vedo che è la stessa persona. Ma dov'è l'APAT? Quando hanno fatto questo accordo, dove cazzo era l'APAT? Le fragole già sono sistemate. Ma l'APAT! Allora, e chiudo, io vi auguro di risolvere il problema, di scendere dal tetto e di cominciare a lavorare, a guadagnare, a portare i soldi, a vivere. Però nello stesso tempo l'augurio più grosso che mi faccio, non per voi, per il futuro del paese dove sono nato e voglio continuare a vivere, è che i ricercatori dell'ISPRA vengano trattati con rispetto. La loro ricerca deve essere tutelata, deve rimanere indipendente, perché è tutta l'Italia che chiede all'ISPRA di continuare a fare quello che ha fatto in tutti questi anni.